Si è svolta la cooperativa Tre Ponti, sede della Proloco di Fanno, l'assemblea elettiva della Proloco Marche, dalla quale sono emersi il nome del presidente regionale, degli 8 consiglieri, dei revisori, dei probiviri e del consigliere nazionale. A rappresentare la regione per altri 4 anni sarà Mario Borroni, della Proloco di Ortezzano, in provincia di Fermo. Eletto all'unanimità, con voto palese, Borroni ha detto che come primo atto cercherà di spingere l'approvazione della legge regionale sulle sagre di qualità e rendere quindi le Marche la prima regione ad adottare una normativa di questo tipo. Per raggiungere l'obiettivo, ha detto il Presidente, possiamo contare sull'appoggio del Vicepresidente dell'Assemblea Legislativa Renato Claudio Minardi, che si sta impegnando a fondo per far passare la legge. Ci sono volute ben 4 ore tra discussioni, dibattiti e votazioni per riconfermare Borroni sabato scorso. Le modalità di votazione sono state gestite da Etienne Lucarelli, che per l'occasione ha ricoperto il ruolo di presidente dell'Assemblea. Sono pienamente soddisfatto, ha detto, perché l'incontro si è svolto a Fano, segno che la nostra Proloco sta lavorando bene, non solo per il sostegno turistico e culturale che sta dando alla città, ma anche per la sinergia che è riuscita a creare con tutte le realtà regionali. Piena soddisfazione è stata espressa anche dal neoeletto Marco Collina della Proloco di Colli del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, il quale rappresenterà le Marche come consigliere nazionale. Il consiglio regionale delle Proloco invece sarà formato da 2 rappresentanti per provincia. Per quella di Pesaro e Urbino sono stati eletti Lorenzo Bonafede e Claudio Cucchiarini. All'incontro, oltre al consigliere Minardi, hanno partecipato il sindaco Seri e l'assessore al commercio Carla Cecchetelli.